Continuano a ritmo serrato i lavori per il rifacimento del manto erboso dello stadio Franco Scoglio di Messina, reso ai limiti dell'agibilità dalla rottura di un tubo dell'irrigazione, dalle abbondanti piogge, ma soprattutto dal sovrautilizzo che ha stressato il terreno di gioco. Per questo motivo, anche ieri la compagine messinese ha svolto una doppia seduta di allenamento dividendosi tra il manto sintetico del Despar Stadium di Bisconte, grazie all'ospitalità e soprattutto alla disponibilità del Camaro, e la palestra dello stadio Franco Scoglio, a cui presto verrà restituita una dignità che manca ormai da tanto tempo. Resta intanto in stand-by la posizione del capitano peloritano Gaël Genevieve, ormai ad un passo dall'Albino Leffe, che avrebbe presentato all'esperto playmaker francese un'offerta maggiormente vantaggiosa rispetto a quelle di Regina e Mantova. Il direttore sportivo biancoscudato Gianluca Torma è dunque in cerca di un sostituto all'altezza. Un fulmine a ciel sereno, con il metronomo del centrocampo giallorosso che, nonostante le rassicurazioni del presidente Pietro Sciotto, avrebbe ormai deciso di lasciare la Sicilia. Il giocatore di San Martin de Re accetterà la corte dell'Albino Leffe, del direttore sportivo Simone Giacchetta e del tecnico Michele Marcolini, ultima forza del girone B del campionato di Serie C. A sorpresa potrebbe lasciare la Sicilia persino l'attaccante guineano Amido Baldé, oggetto misterioso che già da un mese si allena con la truppa peloritana. Biagioni lo attendeva da tempo, ma dopo la risoluzione del problema del transfer arrivato dalla Libia, l'ex centravanti del Celtic è stato costretto a fermarsi a causa di un infortunio muscolare. Su di lui diverse squadre portoghesi e spagnole. Oggi sessione di allenamento pomeridiana per la compagine biancoscudata che prosegue la preparazione in vista del match in programma domenica contro la Cittanovese del tecnico Domenico Zito, quarta forza del campionato che si è imposta la scorsa settimana sulla corazzata a Bari di Giovanni Cornacchini. Quarto posto in graduatoria, con il Castrovillari, per i calabresi che hanno conquistato fin qui 31 punti dopo 20 giornate. Vantano il quarto miglior attacco con 31 gol fatti, ma la quintultima difesa con 31 reti subite, con l'attaccante argentino Abbagliani, il centrocampista Crucitti e l'esterno Postorino, che hanno timbrato il cartellino rispettivamente 9, 8 e 5 volte dall'inizio del torneo.